Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video, qua è Martin700 che vi parla. Oggi siamo su un nuovo video tutorial dove vi spiegherò come fare delle copertine con la vostra faccia e ovviamente con uno schermo, con un fondo dietro. Allora, partiamo subito. Bisogna andare su... vi faccio vedere... Ecco le copertine che uso anch'io, cioè per esempio come queste copertine, quelle che faccio io per che trovate nel mio canale, per esempio queste, ok. Poi andiamo su su Canva e mi raccomando ragazzi, fate 1280x720 pixel. Perché è, diciamo che è la misura predefinita che si usa per le copertine dei video e per le immagini anche. Poi andiamo su Uploads e selezioniamo delle immagini che vogliamo, per esempio, ora vi spiegherò come fare le immagini con lo sfondo dietro bianco. E diciamo che facciamo tipo collage, le mettiamo in questo modo e poi andiamo, ora vi farò vedere come invece togliere lo sfondo che c'è dietro dall'immagine, per esempio qui, ok, aspettate che sto cercando un'immagine che sia decente per... Ok, The Walking Dead va bene. E andiamo a inserire l'immagine che vogliamo. Per esempio, vi consiglio, se volete mettere la vostra faccia, fatevi una foto con lo schermo dietro bianco, cioè con la parete bianca, così diciamo che capisce... il programma capisce quello che deve inquadrare e viene meglio tutto, non come un'immagine che ho fatto io che c'era anche un tratto di altro, c'era un tratto della mia spalla, solo che l'ho lasciato così perché comunque è un programma gratis, non è come Photoshop e quindi è un sistema molto molto facile, gratis e efficiente, raga. Questo secondo me è il sistema più efficiente per fare copertine e mi raccomando ragazzi, downloadate, scaricate l'immagine in PNG perché se no non vi cioè non è che ve la scarica, non c'è lo sfondo bianco dietro e allora non serve a niente. Ecco, poi io vado su PicMonkey e uso questo programma per le scritte, per aggiungere i numeri, però certe scritte le prendo da internet. Cioè no, certe, prendo delle immagini da internet e poi ci aggiungo delle scritte. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi possa essere stato d'aiuto, spolliciate, commentate, iscrivetevi. Bella!